esistere in primo luogo per me, per noi, per il tipo di lavoro che facciamo e ricordare. Io credo che resistere oggi sia prendersi cura dell'altro. Un modo per resistere sia formare adeguatamente le nostre opinioni. Resistere vuol dire invece credere che il destino è ancora nelle nostre mani. Direi che dobbiamo resistere al rischio di una deflazione delle aspettative. Ma io credo che bisogna resistere sempre alle solite cose, all'ignoranza. Ed è quella da 4.000 anni. Resistere a ciò che torna dal passato, a quei brutti fermenti, a quelle brutte tendenze, a quelle negatività che speravamo di aver sepolto.